anche importante. Importante perché credo che abbiamo bisogno oggi, che infatti anche diciamo della cronaca di questi giorni ce lo dicono, di contributi, di esempi di intelligenza politica e di spessore morale, come è stato Aldo Moro. Aldo Moro è stato colui il quale ha più lucidamente e meglio di tutti compreso i suoi giorni, i suoi tempi, ed ha proposto le soluzioni possibili, anche se difficili, possibili con la sua presenza, senza la sua presenza più difficili. E chi l'ha ucciso ha saputo mirare giusto, ha saputo togliere un ostacolo veramente, veramente significativo. L'intelligenza perché di fronte alla crisi della democrazia che l'Italia attraversava in quel periodo e ahimè credo attraversi ancora adesso per qualche aspetto in meglio ma per qualche aspetto in peggio, di fronte alla crisi della democrazia Aldo Moro ha proposto le soluzioni, la soluzione europea, l'alternanza al governo di due forze democratiche. Quindi il compito del Partito Comunista di democratizzarsi, il compito della Democrazia Cristiana di rinunciare all'esclusiva del potere e la collaborazione non perpetuata, collaborazione invece prevista per l'emergenza, ma la collaborazione nell'alternanza al governo e nella vitalizzazione della democrazia. Tutto questo non è stato possibile, tutto questo ha dato fastidio e io vorrei anche aggiungere qualcosa che nel trentennio di Aldo Moro, pesa un po' dire certe cose, la morte di Aldo Moro, noi dimentichiamo un ventennio dell'assassinio di Roberto Ruffilli, che nell'88, 20 anni fa, è stato ucciso perché continuava l'opera di Aldo Moro, lui giurista, costituzionalista, senatore, e questo significa proprio che quel filone era visto come il nemico principale, il nemico da battere. Abbiamo bisogno delle idee, del ricordo, della figura di Aldo Moro, perché abbiamo bisogno di lucidità di analisi, come dicevo, e abbiamo bisogno anche di tenerlo presente come esempio morale, come esempio di chi riesce a valutare le cose e l'attività politica al di sopra della propria stessa posizione, perché anche questo oggi sta scadendo. Noi stiamo vivendo un'epoca in cui la crisi della politica si sta aggravando di una crisi, vorrei dire, anche di contenuti, non solo di meccanismi, non è più solo la legge elettorale, diciamo, che ostacolo le riforme costituzionali, ma noi siamo di fronte anche a un corrompimento della sensibilità e dei costumi. Ci sono dei segni che dobbiamo sapere ben valutare, non solo i gestacci nei confronti dell'inno nazionale, diciamo, no? Ma anche quando dobbiamo discutere di dare la non punibilità legislativa alle alte cariche dello Stato, quando ci si dice che anche altri paesi hanno queste tutele, e a parte il fatto che non credo che altri paesi le abbiano per il capo del governo se non è anche capo dello Stato, ma si dimentica un fatto che altri paesi hanno valutato tranquillamente cosa c'era di meglio da fare. Noi abbiamo dovuto fare la corsa con il Tribunale per arrivare prima con il Parlamento a dare la tutela al capo del governo che era incriminato. Ecco che questo sia questo è un primo elemento, un fatto negativo, solo un esempio, ma che questo non sia avvertito adeguatamente dall'opinione pubblica è un segno effettivamente non piacevole, insomma. E da un punto di vista morale, dicevo, ma anche da un punto di vista politico, il dibattito politico sta scadendo e sta scadendo in una forma che ci richiede veramente di fare attenzione.
noi stiamo usciamo adesso, c'è stata recentemente una grandiosa manifestazione della sinistra, diciamo, del Partito Democratico in particolare, ovviamente, e che ha visto delle cose strane. Ha visto per esempio il capo del governo dire da prima ancora ci sono dei facinorosi, che eccetera. Ieri e stamattina un suo giornale, il giornale, esce con in prima pagina presenti facinorosi nelle manifestazioni. Oggi pomeriggio il TGR ci fa vedere chi erano questi facinorosi, sono usciti con le masse, con le spranghe da un camion, dei giovani di destra che sono arrivati a fare a botte con i giovani di sinistra, diciamo, davanti al Senato. Tutto questo non lo si dice per polemiche, io voglio solo sottolineare non l'elemento in sé, ma come queste cose rischiano di restare inavvertite. C'è bisogno veramente di uno scatto di intelligenza, non mi voglio dilungare, ma concludo qui, di uno scatto di intelligenza e di uno scatto morale. E vorrei quindi, per il loro valore proprio morale che hanno queste parole, per il valore non tanto di analisi politica, ma per le capacità che ha avuto Moro di distaccarsi dagli interessi del proprio partito. Sappiamo benissimo il dramma del rapporto con i partiti, col suo partito durante i terribili giorni della prigionia, ma sappiamo anche Moro quanto tenesse al suo partito e quanto tenesse all'unità del suo partito. Queste parole che stiamo leggendo, che vi voglio leggere benissimo, sono da Moro dette un mese prima di essere catturato al direttore della Repubblica Eugenio Scaffari, che le ha pubblicate successivamente, ma queste stesse parole le ha dette alla riunione dei gruppi parlamentari democristiani. Resta il fatto che la nostra democrazia è zoppa fino a quando lo stato di necessità durerà, fino a quando la Democrazia Cristiana sarà inchiodata al suo ruolo di unico partito di governo. Questo è il mio punto di partenza. Dobbiamo operare in modo che ci siano alternative reali di governo alla DC. È il capo della Democrazia Cristiana che parla. Se non si è profondamente convinti di questa verità, non si può capire il perché della mia politica di questi anni e di questi mesi. In questo consiste la politica, l'obiettivo fondamentale di Aldo Moro: togliere al suo partito l'unicità della funzione di governo, salvare il paese spostando la qualità del suo partito stesso. E credo che queste parole, non tanto come indicazione di intelligente analisi politica, ma come valore morale che indicano, come qualità della politica, dobbiamo noi tenere, ad esempio, nei giorni nostri. Ci sono veramente di guida. Noi stasera abbiamo tre persone che penso veramente difficile trovare di meglio per affrontare il tema che dobbiamo affrontare. Che non è ovviamente Aldo Moro, come io ho voluto dire, ma che è il libro di Miguel Godoy. Miguel Godoy che dice c'è qualcosa che rende difficile l'analisi del caso Moro, ed è il caso Moro. Cioè lui analizza non il fatto Moro, ma le lettere, il documento, perché è un filologo, questo è. Noi abbiamo il professor Gualtieri che insegna storia contemporanea alla Sapienza e che, oltre a presentarci il libro, come riterrà più opportuno, ci parlerà certamente degli anni di Aldo Moro e della storia di quel periodo. Abbiamo l'onorevole Pierluigi Castagnetti, che ringraziamo particolarmente di essere venuto, lo sappiamo tutti che è deputato e presidente della Commissione della commissione per la autorizzazione a procedere. È stato vicepresidente vicario della Camera dei Deputati nella passata legislatura, segretario del Partito Popolare, ma ciò che ci interessa di più è che credo di poter dire che l'onorevole Castagnetti è un pezzo del mondo di Moro, perché credo